Dobbiamo capire la dimensione del nostro peccato e la capiremo se comprendiamo, se il Signore ci dà la grazia di comprendere l'immensità del suo amore. Per cui non sto a fare i calcoli, fin qui è peccato, oltre non è più peccato, se faccio di meno è così. Il Signore ci chiama alla perfezione. Allora riesaminiamo la nostra richiesta di perdono, riesaminiamo anche il modo con cui siamo fedeli alla parola del Signore, quando anche noi facciamo le distinzioni. Ma che male c'è? Hai sottratto qualcosa all'amore che devi avere verso il Padre. Lui non ti sottrae nulla, lo troverai sempre pronto. È una fonte immensa che continua a scorrere e a lavare le nostre miserie, il perdono di Dio Padre. Ma questo deve indurci a riconsiderare in modo nuovo il legame, l'amore che deve farci essere uniti a questa fonte inesauribile. Abbiamo bisogno allora di esaminarci bene ed essere i primi a condannare il nostro peccato e le nostre miserie, per una revisione di vita, per una conversione autentica. E quando andiamo a domandare la misericordia è perché abbiamo provato dentro di noi la sofferenza che il Padre prova a causa dei nostri peccati.